Comincia Restart with Digital nella sua seconda edizione sulla scia del successo della prima. E quest'anno si è deciso di dare un format che rispondesse di più alle esigenze di chi partecipa poi a questo tipo di corso, e sono esigenze ovviamente di lavoratori, quindi abbiamo cercato di compattare il programma in un tempo più ridotto, e selezionando anche gli argomenti sulla base di quello che poi dei riscontri, dei feedback che abbiamo ricevuto lo scorso anno. Quest'anno abbiamo deciso con questa seconda edizione di Restart di creare una struttura del corso un po' diversa rispetto all'anno scorso. Anzitutto abbiamo sostituito il modulo introduttivo, che l'anno scorso serviva per cercare di portare allo stesso livello gli allievi delle classi, con delle consulenze praticamente personalizzate. I partecipanti devono sostenere un test e in base ai risultati di questo test vengono fornite delle praticamente lezioni private per poter portare gli allievi tutti più o meno allo stesso livello, in modo che la classe sia una classe abbastanza omogenea. Poi verrà tenuto il modulo base, quindi il corso vero e proprio, e dopo il corso vero e proprio ci sarà la predisposizione di un modulo cosiddetto pro. Praticamente i partecipanti potranno realizzare o pensare a dei progetti di digitalizzazione personalizzati, e con il modulo Pro, assieme al personale del punto presa digitale e del centro di competenza, potranno fare in modo di realizzare questi progetti. Non ne ho più idea, anche perché io sono completamente digiuna, non solo vista l'età, ma vista proprio evidentemente la mia capacità da tanto tempo che non si studia, e quindi non mi sono mai, colpa mia, non ho mai approfondito. Sinceramente mi avevate detto non devi inventarti le risposte, perché dobbiamo capire. Qualcuno l'ho inventata, perché se no ve lo davo con una risposta, una la sapevo. Allora, il test è andato bene, però pensavo meglio, nel senso che ci sono tante cose che in realtà non sapevo assolutamente. Penso che aggiornandomi forse posso migliorare proprio il mio lavoro, a prescindere da proprio l'operatività, perché uso un software, quindi mi può semplificare comunque questo. E poi perché io penso soprattutto dal punto di vista di comunicazione e marketing. Spero mi riesca a fornire qualche mezzo in più per riuscire a farmi spazio nel digitale, nei social soprattutto. Io in tempi di pandemia mi ero già buttata in un e-commerce che, devo dire la verità, inizialmente funzionava. Adesso è nello stallo più totale, quindi ho capito che c'è qualcosa che deve essere modificato, perlomeno qualche rapporto diverso ci deve essere. Eccomi. Mi aspetto dal corso di imparare le cose evidentemente che c'erano intanto scritte nel test, e quindi di migliorare delle parti che in realtà speravo di dare più per scontato, ma che in realtà non lo sono.